Il fondo di emergenza della diocesi, il Buon Samaritano, ha distribuito 49.000 euro aiutando 41 famiglie in difficoltà durante l'emergenza Covid. Completata la lista pratese del PD per le regionali, il sesto nome è quello di Zainati di Demos, che a sorpresa sarà capolista. Dalla regione 124.000 euro per la riqualificazione dei giardini che circondano il lago Fiorenzo. Una buona giornata dalla nostra redazione, ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Crisi economica e Covid, il fondo di emergenza della diocesi, il Buon Samaritano, ha distribuito 49.000 euro a 41 famiglie in difficoltà. Sentiamo. Il fondo di emergenza al Buon Samaritano, il progetto solidale promosso dalla diocesi di Prato per andare incontro alle difficoltà economiche delle famiglie dovute all'emergenza coronavirus, inizia a dare i primi frutti. Da quando è partito, lo scorso 11 giugno, sono state accolte 41 domande e distribuiti 49.335 euro. La dotazione iniziale del fondo, promosso dal vescovo Giovanni Nerbini e gestito da Caritas attraverso la ONLUS Insieme per la Famiglia, era di 150.000 euro, cifra che sta aumentando grazie alle generose donazioni provenienti da aziende private arrivate nelle ultime settimane. Queste persone che sono venute da noi per chiedere di poter fare domande a questo progetto chiedevano per contributo dell'affitto, condominio, bollette. Io credo che queste famiglie che hanno avuto un esito positivo ovviamente hanno un momento di respiro, perché la paura di perdere la casa, la paura di non poter poi fare un nuovo contratto le aveva creato una certa ansia, una certa sofferenza. Chi ha donato, ha contribuito dando dei soldi a livello personale o alcune banche che hanno dato un contributo, la stessa CEI, la stessa Chiesa di Prato, che ha voluto essere vicina a chi in questo momento sta vivendo una situazione di sofferenza, credo che abbia dato un bel segnale. Non dico di sognare un futuro diverso, ma almeno di prendere fiato per poter andare avanti. Io spero, mi auguro che altri continueranno a esserci vicino donando quello che possono, perché a loro volta, a nostra volta, noi possiamo donare. Qualche numero sul primo bilancio del Buon Samaritano: in un mese e mezzo sono arrivate 108 domande, 56 sono state discusse, 41 hanno avuto esito positivo e sono state erogate le rispettive quote richieste. Il contributo, fino a 1.500 euro, è servito per pagare affitti, spese di condominio, utenze domestiche e per sostenere gli affitti di fondi commerciali. L'aiuto è stato dato a 24 italiani e 17 stranieri. 13 le domande respinte per mancanza di requisiti, 27 invece non sono arrivate in commissione in quanto dopo l'ascolto preliminare da parte dell'operatore addetto si è valutato che non erano rispettati i parametri del progetto. Attualmente ci sono 10 domande complete in attesa di essere valutate dalla commissione che si riunirà a settembre, mentre 5 pratiche sono in sospeso per la mancanza di documenti da parte dei richiedenti. Per tutte le informazioni su come presentare la domanda e come donare per sostenere il fondo è possibile consultare il sito della diocesi www.diocesiprato.it. Ancora controlli sul territorio da parte della Polizia Municipale. Tra venerdì e sabato 20 agenti del comando di Piazza Macelli hanno eseguito controlli su strade e parchi, in particolar modo nelle zone più periferiche della città. Sono stati elevati 17 verbali a causa di schiamazzi e musica ad alto volume. Le pattuglie hanno fatto poi controlli su strada utilizzando l'etilometro e il targa system, elevando sanzioni per mancanza delle cinture di sicurezza e guida di motoveicoli senza casco e in osservanza del rispetto del semaforo rosso. Trovati inoltre 8 veicoli senza assicurazione. E adesso la politica. Completata la lista pratese del PD in vista delle prossime elezioni regionali, la casella mancante spetta Lorenzo Zainati di Demos, che ha raggiunto l'accordo con il PD. Oltre a Zainati fanno parte della lista dei candidati ad un posto in consiglio Nicola Ciolini, Ilaria Bugetti, Marco Martini, Maria Grazia Ciambellotti e Concetta Manzone. L'accordo alla fine c'è stato. Demos e il PD hanno raggiunto l'intesa a livello regionale per l'inserimento di alcuni candidati di Democrazia Solidale all'interno delle liste del Partito Democratico per le prossime elezioni. Un accordo arrivato dopo settimane di incontri e trattative, intesa che a Prato ha comportato l'ingresso nella lista del PD proprio di un nome Demos. Se fino a ieri infatti erano certi 5 nomi indicati dal PD, restava da assegnare la sesta casella valida per la corsa a consigliere. Una casella lasciata libera proprio in vista dell'accordo con Demos, destinata a Lorenzo Zainati, coordinatore regionale
nazionale di Demos Giovani. Come previsto, quel posto è andato proprio a Zainati, che non solo ha occupato la casella mancante, ma non senza sorprese ha buone possibilità di farlo anche come capolista. Nel risico degli incastri per far collimare le esigenze delle forze alleate e delle correnti interne, a Prato dovrebbe infatti toccare a Demos avere il posto da capolista, posizione che comunque non dà vantaggi particolari, contando per l'elezione il numero delle preferenze ottenute. Zainati si aggiunge a Nicola Sciolini, Laria Bugetti, Marco Martini, Maria Grazia Ciambellotti e Concetta Manzone. Quest'anno settembre Prato e Spettacolo non si terrà, ma Fonderia Cult Art ha comunque programmato una serie di appuntamenti musicali, una sorta di edizione limitata, più intima, che toccherà vari luoghi di Prato, ma anche Villa Guicciardini. Nonostante i limiti dell'emergenza sanitaria e l'annuncio del rinvio del Festival Settembre Prato e Spettacolo al 2021, Fonderia Cult Art ha deciso di proporre un programma di iniziative musicali pensate per contesti intimi, dove poter vivere una dimensione live senza la percezione del distanziamento fisico. Quella del 2020 è una sorta di anteprima dell'edizione completa che si svolgerà nel 2021, è un'edizione limitata, intesa nella sua accezione più positiva. Non ci saranno dunque eventi di piazza, come nella tradizione del Festival, ma progetti ricercati, particolari, intimi e diffusi su più spazi dal 3 al 13 settembre del 2020. Si spazia dal chiostro di San Domenico ad Officina Giovani, passando dal playground del Serraglio fino a Villa Guicciardini. Il programma è variegato, come da tradizione del festival, con la caratteristica che tutti i progetti sono particolari, costruiti su dimensioni ridotte e intime. I concerti si svolgono in location con posti limitati in cui la prevendita è consigliata. I biglietti da 10 a 15 euro saranno disponibili nel circuito Ticket One da martedì 4 agosto. Tra gli eventi si segnalano un omaggio ai Beatles da parte di importanti musicisti del panorama pop e rock italiano contemporaneo, un concerto omaggio a De André, l'esibizione di Giovanni Caccamo aperta da Giulia Mazzoni, ma anche Giova Stianic nelle vesti di musicista. Dalla Regione 124.000 euro per la riqualificazione e la messa in sicurezza dei giardini che circondano il lago Fiorenzo a Montepiano. Oltre a questi interventi è previsto inoltre un parcheggio nei pressi della Badia. Un accordo finalizzato alla realizzazione di interventi per la riqualificazione a fini turistici e messa in sicurezza dell'area dei giardini pubblici circostante il lago Fiorenzo a Montepiano, con il quale la Regione si impegna a sostenere parte delle spese con 124.000 euro, pari all'80% dell'intervento. Il restante 20% sarà a carico del Comune di Vernio. Lo ha deciso la Giunta della Toscana con una delibera che ha approvato il testo dell'accordo, il cui contenuto è stato approvato dalle due amministrazioni al fine di migliorare la fruibilità dei giardini pubblici posti in riva al lago e rafforzare la competitività e valorizzazione a fini turistici del territorio. I forti temporali del dicembre 2017 provocarono il cedimento di una sponda del lago, le cui acque defluirono nel torrente Setta, svuotandolo del tutto. In attesa che partano i lavori di ripristino dell'argine, Regione e Comune avvieranno quelli per l'adeguamento dell'area circostante il lago, che comprende la realizzazione di una nuova area giochi per bambini, il rifacimento del manto erboso dei giardini, l'installazione di arredi urbani, aree picnic e la realizzazione dell'illuminazione pubblica LED di tutta l'area. Prospiciente il lago ci sono anche impianti sportivi e uno chalet di proprietà della Regione. Oltre agli interventi già citati e realizzati nell'area dei giardini del lago, è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio della Badia di Montepiano. Passiamo adesso allo sport, al calcio. Effettuata l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D e confermato che le gare interne saranno giocate ancora a Montemurlo, il Prato guarda al mercato per completare la rosa. Siamo ai dettagli. Il Prato è in fase di ultimazione della rosa in vista della prossima stagione. Ufficializzata l'iscrizione al campionato di Serie D e la sede delle partite casalinghe al campo sportivo Adonelli di Montemurlo, il presidente Paolo Toccafondi ha messo a segno un altro colpo di mercato, tesserando il difensore classe 1999 Andrea Mastino, prelevato dall'Olbia. Il difensore scuola Cagliari nell'ultima stagione è stato impiegato in Serie C, dove ha collezionato 17 presenze con la maglia dell'Olbia. Nelle stagioni precedenti Mastino ha vestito le maglie del Gavorrano e del Real Forte Querceta. Ottimo difensore, può giocare sia esterno basso che all'occorrenza centrale, un rinforzo di qualità per il Prato. Intanto la società biancoazzurra sta ultimando anche due operazioni in uscita. L'attaccante Andrea Rozzi, classe 1999, rientrato dal prestito dall'Aglianese, è in procinto di accasarsi allo Scandicci, mentre il centrocampista Lapo Toccafondi, classe 1999, è vicino all'accordo con l'ambizioso Seravezza, sempre nel campionato di Serie D.
in attesa della riapertura del calciomercato per definire le operazioni con il portiere Alex Nannelli, classe 2002 con la Fiorentina, e con l'attaccante Davide Bertolini, classe 2001 con l'Empoli, il Prato è sempre vigile sul mercato alla ricerca degli ultimi due colpi per completare la rosa, un centrocampista e una punta di peso. Arriveranno due giocatori con esperienza dalla categoria superiore. Il presidente Paolo Toccafondi sta monitorando diversi profili. Gli arrivi dei giocatori esperti potrebbero diventare tre qualora il Prato decidesse di cedere il difensore Davide Bassano, classe 1999, in Serie C. Le offerte per l'ex Tau Calcio non mancano, ma il Prato sembra disposto a chiudere l'operazione in uscita solo quando avrà trovato una valida alternativa da integrare in rosa. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi. Intanto l'ex collaboratore tecnico di Vincenzo Esposito, Andrea Vieri, è a un passo da firmare con l'ambiziosa Reggiana nel campionato di Serie B, entrando a far parte dello staff del tecnico Massimiliano Alvini. E con il calcio è tutto, il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per questa sera alle 20:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.